situazione, lo dico sempre, massima tranquillità, sotto controllo. I positivi che sono stati trovati adesso il Dipartimento di Igiene Pubblica, il Servizio di Igiene Pubblica sta facendo i contatti con le famiglie, quindi in caso li trovassimo positivi isolamento fiduciario, per cui non ci sono problemi. Lo stesso vale per la ditta dove abbiamo trovato una ventina di positivi su 37 operatori, che è quella dell'area, chiamiamolo così, dell'ex distretto 7 per capirsi, Pieve di Soligo, e anche qui situazione sotto controllo, i nostri stanno continuando a fare le indagini d'uopo e vi terremo informati ovviamente, ma situazione tranquilla, nessun allarme, assolutamente nessun allarme. Ci siamo sentiti con il dottor Ciri, anche con la Confagricoltura, e abbiamo deciso di trovare tre aree, una a Valdobbiadene, immagino anche che si possa pensare il perché, una a Conegliano e una a Oderzo, quindi nelle tre aree dove la produzione vitivinicola è più importante. Sono circa 3.000, stimati da loro 3.000 lavoratori, noi daremo dalla prossima settimana la disponibilità a fare in queste tre sedi, loro contatteranno le cooperative che danno lavoro a questi lavoratori che anche vengono dall'estero, verranno testati, in caso di isolamento fiduciario ci penseranno loro, noi è importante che riusciamo a fare tutti i tamponi e dare risposte più velocemente possibile grazie al laboratorio dottor Rigoli. Dottor Rigoli, un commento su questa intuizione degli accessi diretti negli ospedali per i test ai vaccanzieri che ha salvato la Regione Veneto. Sì, è una grande intuizione, è un'intuizione, diciamola tutta, che viene dalla Regione. Ha salvato loro, ha salvato noi, ha salvato tutti, perché se fossimo passati per i call center e le prenotazioni saremmo qua ancora a fare i tamponi. Questo è un modello che assolutamente replicheremo anche per altre problematiche. Quindi è stato un modello fantastico. Sì, direi che anche in questo, diciamo, noi operatori e cittadini abbiamo fatto squadra. È stata una soddisfazione. Lei più volte prima ha detto proprio questo, sono orgoglioso di lavorare con questa squadra, con questi colleghi. Sì, perché guardate, nel giro di 24 ore abbiamo messo in piedi tutto. Che non è semplice. E dietro di ognuno di noi, voi vedete me, ma dietro di me ci sono tutti gli operatori della microbiologia, i tecnici, i dirigenti, e ci sono gli amministrativi, ci sono gli infermieri, c'è la direzione, cioè si sono mossi tutti, in 24 ore hanno messo in piedi questa organizzazione, che non verrà abbandonata. Come vi state preparando per l'autunno-inverno nella Marca Trevigiana? Ci stiamo preparando, il direttore sanitario, dottor Dalla Barba, con i direttori di ospedale, sta sostanzialmente pianificando quello che ci viene richiesto dalla Regione Veneto, quindi l'aumento di posti letto di terapia intensiva da 40 a 90 e l'aumento di posti letto di semi-intensiva, quindi tutto il discorso del polmonare nelle pneumologie o nei reparti a bassa intensità, dove partiremo da 26 posti e arriviamo circa un centinaio di posti. Quindi anche massima garanzia e sicurezza per il cittadino nel momento in cui dovesse aver bisogno, ma speriamo mai.